Sarà per la voglia di tornare alla tradizione che il latte crudo negli ultimi anni ha conosciuto un discreto successo. Il latte munto alla stalla, filtrato, refrigerato e poi distribuito tramite speciali distributori automatici self-service, è amato anche per il suo inconfondibile gusto, più saporito del tradizionale latte confezionato. È indubbia poi l'attrattiva della formula dal produttore al consumatore. Per acquistare il latte crudo si deve andare direttamente in cascina, a contatto con l'allevamento. Basta inserire una moneta, dotarsi di una bottiglia, meglio se di vetro, e la macchina eroga il prodotto pronto da bere. Dal punto di vista della qualità è più ricco di vitamine e di proteine, visto che non subisce trattamenti termici. In pratica il latte crudo si consuma al naturale. Per tenere bassa la carica batterica, dovuta alla mancanza di pastorizzazione, è importante non interrompere la catena del freddo. Portatevi una borsa termica per mantenere la temperatura ideale. C'è anche un vantaggio ambientale, perché la bottiglia può essere riutilizzata e si riduce così la produzione di rifiuti da imballaggio. Il latte crudo è sicuramente un prodotto interessante, interessante in quanto naturale per eccellenza, dalla stalla al consumatore. Ma è anche un prodotto, diciamo, a rischio, delicato, quindi non adatto a tutti, sicuramente non da dare a dei bambini piccoli. Perché? Perché non subisce nessun trattamento di sanificazione. Conseguentemente la materia prima deve essere una materia prima di eccellenza. Ci sono stati dei casi, c'è una circolare ministeriale che consiglia di bollirlo. Quindi la soluzione è bollirlo, sì, in termini igienici, ma forse si perde il vero senso del latte crudo. Non la pensano così i produttori, che garantiscono una qualità elevata del prodotto. Senta, ma la qualità del latte crudo secondo lei è migliore del latte, diciamo, tradizionale? Sì, è molto più genuino in questo senso. Sì, è anche molto più igienico rispetto a 20 anni fa. Però comunque, diciamo, rispetto al latte venduto nei negozi, nella grande distribuzione, forse dal punto di vista igienico è un po' più delicato, no? No, diciamo che forse è più sicuro che quello là, perché è molto più controllato che quello là, perché abbiamo dei parametri molto più restrittivi. Su una cosa gli allevatori hanno indubbiamente ragione. Per chi ha voglia di fare una gita in campagna, il risparmio è assicurato. Il latte crudo costa 1 euro al litro, un prezzo mediamente più basso di quello venduto nei negozi.